Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vi spiegherò come allevare le anatre ornamentali. Io allevo tre specie di anatra, le alzavole europee, alzavole brasiliane Isabella e quattro occhi minori. Le prime due si riproducono al primo anno di età. Per allevarle basterà avere un laghetto, che può essere più o meno grosso. L'essenziale è che sia più o meno grosso almeno 1 metro quadrato. Per le quattro occhi è meglio un po' più grosso. La profondità per le alzavole europee e brasiliane basterà di circa 20-30 cm, mentre per le quattro occhi servirà un laghetto molto più profondo, almeno mezzo metro, 1 metro, perché sono anatre che si immergono molto. Per allevarle meglio, io vi consiglio di inserire nel laghetto piante acquatiche che possono essere, io le chiamo orecchie di elefante, però non credo che sia il loro nome, possono essere iris, pontederia e ninfee. Queste piante sono molto utili e molto buone in quanto serviranno a mantenere un migliore habitat, all'interno della voliera. La voliera deve essere coperta perché queste anatre volano a meno che gli tagliate le ali, le remiganti, che sono le piume finali dell'ala, e dovrebbero essere 3 o 4. Se le spennate quelle, in teoria non dovrebbero volare. Per allevarle, inoltre, servirà un mangime apposta per anatre ornamentali che potete trovare su vari siti. Io utilizzo un mangime molto simile a quello della Veronesi, e poi si potrà integrare anche un mangime galleggiante, che si può dare appunto una volta al giorno. E per le allevare queste anatre, al meglio sarà essenziale appunto il nido dove svolgeranno il periodo della riproduzione. Comunque, questo nido deve essere una forma principalmente a L, si utilizza, oppure un nido verticale, soprattutto si utilizza il nido verticale per le anatre mandarine. Queste, anche per le alzavole, a dire la verità, perché queste anatre tendono a fare i nidi, a nidificare dentro vecchi tronchi di alberi con delle insenature, diciamo. Il nido deve essere posto in prossimità dell'acqua per la maggior parte delle razze, e spesso, se non gli spennate le ali, il nido va rialzato, in quanto loro tendono a volare appunto sul nido e si sentono molto più protette. Il laghetto deve essere appunto abbastanza grosso per permettergli di nuotare liberamente, e io consiglio di mantenere anche una pompa con un filtro in modo che non dovete cambiare l'acqua tutti i giorni perché la sporcano molto. E poi maggiore sarà la qualità dell'acqua, migliore sarà la qualità dell'acqua e migliore sarà la vita delle vostre anatre, in quanto vi assicuro che con un'acqua molto pulita, tipo la mia non è pulitissima, però si può fare ancora molto meglio, però avendo una buona qualità dell'acqua le anatre non si ammaleranno meno sicuramente, tenderanno ad allevare la prole meglio perché comunque riusciranno ad entrarli meglio, diciamo, nell'habitat acquatico. E la presenza di piante inoltre migliorerà appunto, oltre alla qualità della vita delle anatre, le farà sentire più sicure, quindi subiranno meno stress. Per quanto riguarda il periodo dopo la riproduzione, è meglio pulire il laghetto molto spesso perché ci sarà poi la perdita dei colori e successivamente la muta, cioè le anatre andranno a cambiare il piumaggio, dal piumaggio con appunto tutti i colori molto belli che si notano nel periodo della riproduzione, a un piumaggio un po' più spento che manterranno per il periodo tra una sessione e l'altra delle annate, diciamo. Per allevare le anatre non è necessario avere sempre una tettoia, però io la consiglio perché magari, soprattutto sopra mangime, la consiglio perché magari ci sono delle forti piogge, loro tenderanno sempre a stare in acqua di notte, soprattutto anche durante le piogge, però magari anche se grandino, che possono riposarsi e stare più tranquille. Quando nasceranno i piccoli invece bisognerà prestare maggiore attenzione perché i piccoli, soprattutto di queste anatre che possiedo io, sono molto piccolini, perciò bisogna avere una rete molto fine alla base della voliera, tipo questa con 1 cm per 1 cm, e bisogna stare attenti che non ci siano buchi dove possono infilarsi, che potrebbero essere fatali. Inoltre l'alimentazione andrà cambiata nel periodo quando avranno i piccoli, perché appunto i piccoli necessitano di valori nutrizionali diversi e sarà fondamentale mantenerli con la mamma, in quanto le anatre ornamentali in genere hanno un imprinting maggiore rispetto alle anatre come Germani e Oche, in quanto è proprio la mamma che li insegnerà a mangiare. Se voi togliete la mamma e provate a insegnarli voi a mangiare, sarà molto complesso che imparino i piccolini. La maggior parte delle volte muoiono perché sono molto molto più delicati. Adesso Gastone ovviamente si deve fare il bagno appena metto a fare i video, che almeno mi lava, però vi assicuro che se manterrete i criteri che vi ho spiegato prima,
Per allevare quest'anatra c'è una buona voliera, una buona qualità dell'acqua e un buon nido a L, vi assicuro che avrete ottimi risultati. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!